quando c'è un nemico che vuole fare del male ad una città, avvelena il pane, gli alimenti, l'acqua che conduce alla città. Noi abbiamo un grande nemico che avvelena il pane della dottrina, il pane della parola, che avvelena l'acqua che noi beviamo con sostanze che producono malattie e morte. Mentre c'è un pane per noi sicuro, ed è il pane della parola di Dio, che non è mai avvelenato. C'è l'acqua che non può essere avvelenata, l'acqua dello Spirito. E allora attenzione, attenzione al pane che mangiamo e all'acqua che beviamo, perché abbiamo un grande nemico dietro le spalle che vuole avvelenare il pane con dottrine false, che vuole avvelenare l'acqua con costumi perversi. C'è lo spirito del mondo che vuole contrastare l'acqua che ci viene data dallo Spirito di Dio, ed è il grande nemico che semina la zizzania là dove c'è il campo seminato a grano, che vuole avvelenare il cibo quotidiano dei figli di Dio. Tutto questo ci mette, dice lì, in allarme, noi diciamo in attenzione, a non scambiare il pane di Dio con il pane degli uomini. Diceva Gesù: guardatevi dal fermento, pane, il pane fermentato, guardatevi dal fermento dei farisei, dei sadducei e degli erodiani. Invece mangiate il pane che io moltiplico nelle mie mani, il pane dei figli. Chiediamo al Signore allora il discernimento questa mattina sul pane che mangiamo e sull'acqua che beviamo, e andiamo al sicuro. Quando noi dubitiamo del pane che mangiamo e dell'acqua che beviamo, mettiamoci al sicuro. Il pane che non intossica è la parola di Dio, la parola del Vangelo, la parola della sana dottrina, l'acqua che non è inquinata, è l'acqua della sorgente profonda, l'acqua dello Spirito, l'acqua che sgorga dal costato profondo di Cristo, che dissete tutti gli uomini. Le altre acque sono sospette. E allora chiediamo questa mattina al Signore la luce degli occhi, cioè il discernimento per comprendere quale pane noi mangiamo, quali acque noi beviamo. E chiediamo al Signore la purificazione di tutti gli inquinamenti che sono attorno a noi, inquinamenti di dottrina e inquinamenti di costumi, di pratiche. Quanti inquinamenti oggi nella società in cui viviamo. Chiediamo al Signore il discernimento, la purificazione degli occhi, per vedere, la purificazione del cuore per saggiare. Chiediamo al Signore la grazia di saper discernere il bene dal male,
la verità dell'errore, perché facilmente noi crediamo nell'errore, noi cercatori di verità siamo sviati e avvelenati da errori che il nemico semina, inquinando così le acque e avvelenando il pane. Chiediamo al Signore la saggezza del cuore, perché noi siamo dei bravi saggiatori e subito annusando o avvicinandoci al cibo o all'acqua che ci vengono date, subito comprendiamo se l'acqua è buona o è cattiva, se l'acqua è inquinata o non è inquinata. È il cuore stesso che, se è di Dio e se è con Dio, ci va a comprendere se un cibo va mangiato o respinto, se l'acqua va bevuta o respinta. Chiediamo al Signore in questo momento la purificazione della nostra mente e del nostro cuore, per poter comprendere e per poter discernere, comprendere il vero e dal falso, e saper distinguere proprio con il cuore il bene dal male, perché dobbiamo nutrirci della verità e dobbiamo perseguire la via del bene. O Spirito di Dio, noi ti chiediamo in questo momento di scendere dentro di noi, scendi su questa assemblea, perché non ci vengono date dei panettoni dal mondo di oggi, dei panettoni avvelenati, non ci vengono date delle birre o degli alimenti avvelenati, ma noi sappiamo attingere unicamente da te il pane che sazia dalla vita e l'acqua che disseta l'uomo che cerca te e cerca le cose di Dio. Spirito di posso comprendere senza la tua luce ciò che è vero e ciò che è falso. O Spirito di Dio, dammi la sapienza, dammi il sapore, perché al sapore io conosco se un cibo è avvelenato o un cibo è buono. Spirito di Dio, dammi il sapore delle cose, dammi il discernimento di ciò che è bene, di ciò che è male, di ciò che è vero, di ciò che scende dal cielo o viene dalla terra. Vieni, o Spirito di Dio,
e dammi l'intelligenza delle cose. Signore, noi vogliamo purificarci questa mattina, vogliamo purificare le nostre case, i nostri costumi, perché abbiamo i panettoni avvelenati. C'è il panettone dello spettacolo, il panettone della stampa, il panettone della televisione. Signore, la televisione per noi può essere avvelenata. Quando ci viene proposto un programma dove vengono iniettati topicidi, dove vengono iniettati idee false che avvelenano la mente, inquinano il cuore, ti chiediamo, Signore, allora il discernimento. Il discernimento quando noi siamo davanti alla televisione, in modo da non abboccare a tutti i programmi e di guardare con occhio critico, nella luce della fede, quello che viene proiettato, di non bere qualunque acqua ci venga data, di non mangiare qualunque cibo che ci viene posto davanti. Signore, dacci il discernimento e la prontezza a sviare qualunque tentativo di inquinamento sul cibo che dobbiamo mangiare e sull'acqua che dobbiamo bere. Signore, se ci manca questo discernimento, noi beviamo alla televisione tutta l'acqua che ci viene data, o quella buona che ce n'è tanta, o quella sporca che ce n'è tanta. Signore, fa che davanti a uno spettacolo che si proietta davanti ai nostri occhi, noi rifiutiamo il cibo avvelenato, il cibo di tutte le porcherie che vengono proiettate perché noi ce ne cibiamo, e il cibo delle visioni belle che ricreano il cuore. Dacci il discernimento di fronte alla televisione, la forza di chiudere quando il cibo è avvelenato o l'acqua è sporca. Signore, intanto purificaci gli occhi, purificaci il cuore, purificaci le orecchie di tutto ciò che già è stato immesso dentro di noi e avvelenato la nostra visione, avvelenato il nostro cuore, avvelenato la nostra vita, perché quei programmi che noi abbiamo seguito hanno cambiato un po' le nostre idee, hanno raffreddato la nostra fede, hanno messo in dubbio la nostra credenza e hanno avvelenato i nostri costumi. Purificaci, oh Signore. Signore, in tutte le case nostre entra la stampa. Noi con occhio critico non sappiamo leggere, soprattutto i rotocalchi, dove abbiamo tante figure e figuracce, tanti programmi provocanti. Noi avidamente sfogliamo, ci fermiamo in quell'immagine o in quell'articolo piccante, oppure beviamo idee nuove, idee strane, proposte malvagie, cibi avvelenati che in apparenza sono buoni, ma nascondono il veleno che mina la nostra fede, la nostra speranza, il nostro attaccamento a te. Mettono tutto in soqquadro, tutto in dubbio, e inoculano il dubbio sulle cose belle, sulle cose sante che tu ci hai detto. Signore, noi usiamo la stampa senza occhio critico. Noi leggiamo di tutto, beviamo di tutto, mangiamo di tutto. Quanto panettone avvelenato ci viene propinato attraverso la stampa. Quanti panettoni ogni giorno mangiano i nostri figli con giornali e giornaletti avvelenati. Signore, noi siamo avvelenati nel ventre, nel gusto, nel cuore,
nel ventre spirituale che è l'anima nostra, il cuore avvelenato, e poi i desideri cattivi che nascono, le visioni notturne che nascono, quelle difficoltà a credere, quelle difficoltà ad agire bene, quelle facilità a mentire, a nascondere, tutte quelle prepunzioni cattive che sono gli effetti del panettone avvelenato che abbiamo mangiato, del pane cattivo che abbiamo assaggiato attraverso le stampe che noi compriamo ogni giorno. Signore, noi sovvenzioniamo con le nostre risorse, col nostro denaro, questa stampa cattiva, e ogni giorno entra nelle nostre case stampe cattive, visioni cattive, cibi avvelenati, panettoni che sono messi là e dove anche i nostri figli possono accedere e avvelenarsi. Signore, ti chiediamo di rattificare il nostro gusto, perché il gusto è malsano, non gustiamo più quello che è bene, non gustiamo più le cose di Dio, ci vengono a disgusto perché il gusto è alterato. Abbiamo mangiato il panettone avvelenato, lo abbiamo dato a mangiare ai figli. Signore, fa che noi abbiamo il discernimento sulla stampa. Non facciamo entrare col denaro che costa la stampa cattiva nelle nostre case. Fa, oh Signore, che non diamo ai nostri figli da vedere stampe cattive con indifferenza, dove si nasconde il veleno, dove si nasconde il maligno stesso, che attraverso una parola, un'idea, un articolo può entrare e devastare il cuore nostro, può condurre i nostri figli o alla droga o al suicidio. O Signore mio Dio, rettifica il nostro gusto e purifica soprattutto il nostro gusto. Noi non gustiamo più le cose tue, Signore. Ci viene a disgusto la preghiera, ci viene a disgusto un articolo che parla della verità, che parla di te, e i nostri occhi frugano stampe cattive. Il nostro gusto va verso il malsano, tutto ciò che sa di carne, che sa di cose lecite. Signore mio Dio, il nostro gusto è alterato e inquinato. Purifica, Signore, il nostro gusto che è stato alterato dalla stampa cattiva. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E allora, Signore, ecco l'acqua lustrale che tu caricherai, oh Signore, con la tua grazia, perché siano purificati i nostri occhi, le nostre orecchie e il nostro gusto, perché abbiamo la forza di dire no a uno spettacolo che non va, di dire no a una stampa che non va, a un articolo che non va, ad una figura che non va, perché non frequentiamo spettacoli illeciti, cinema cattivi, perché non ci prendiamo la licenza di andare a un cinema proibito dove ci sono film cattivi che inquinano la mente e il cuore, che avvelenano l'esistenza nostra. Purificaci dalla mania di vedere spettacoli immondi, di film immondi. Signore, tutte queste cose sono entrate nelle nostre case, nei nostri costumi, e il panettone avvelenato che noi mangiamo senza vedercene. Noi adesso ci meravigliamo e stiamo in guardia dei panettoni che possono essere inquinati, quanto più non dobbiamo essere solleciti nel evitare tutti quei panettoni avvelenati, tutte quelle acque avvelenate, quelle bibite avvelenate che in questo tempo di Natale possiamo avere a nostra disposizione. Signore, dacci il discernimento e dacci la buona volontà, la decisione di scegliere il bene ed evitare il male, di scegliere il vero ed evitare il falso, di scegliere Dio ed evitare il maligno. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso, Signore, purificaci. Purificaci gli occhi, purifica le orecchie e purifica il nostro palato, il nostro gusto spirituale. Per questo noi con l'acqua lustrale ci mettiamo davanti a te
chiedendo questa profonda purificazione degli occhi, delle orecchie e del gusto. Ecco una parola che il Signore ci dà in aiuto. Allora, tutti si misero d'accordo, ognuno getti via gli abomini dei propri occhi e non mi contaminate con gli idoli d'Egitto, sono io il vostro Dio, il Signore che vi parlo. Fa che noi non ci ribelliamo come si ribellarono i tuoi figli e caddero preda dei nemici. Signore, noi possiamo cadere nella trappola, nel laccio del nemico che ci dà l'esca avvelenata, che ci propina dei veleni nell'acqua che beviamo e nel pane che mangiamo. Dacci il discernimento e la forza di respingere ciò che è male. Ecco perché ti chiediamo gli occhi buoni per vedere, le orecchie buone per ascoltare, il gusto buono per assaggiare ciò che conviene, ciò che giova alla nostra salute. Degno del Signore di benedire quest'acqua che noi nel tuo nome benediciamo, perché diventi per noi segno della tua protezione. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'incidio del maligno e custoditi dalla presenza del... Ancora il Signore tocca l'occhio destro di una donna. Ecco, anche questa è una guarigione simbolo. Alcune persone adesso vedono la realtà, sono guarite nell'occhio destro, cioè vedono correttamente la loro situazione e dicono: Signore, grazie perché mi hai ridato la visione della verità. Voglio allontanarmi dal luogo dove sono andato finora, non voglio più gustare il pane dei peccatori, non voglio più bere quella bevanda che mi danno in quella casa. Per cui il Signore guarisce gli occhi dello spirito, perché questi occhi si aprono e osservano quello che è male, capiscono che non debbono mangiare più quel pane e bere più quella bevanda. Il Signore apre gli occhi a 7 persone in questo momento che comprendono che quel pane che hanno mangiato, quella bevanda che hanno bevuto era cattiva. Ha aperto loro gli occhi, ma intanto c'è una guarigione fisica di una donna all'occhio destro. Il Signore tocca il colon di una persona, proprio lo toccava mentre la sorella parlava di una guarigione al colon, una richiesta. Il Signore tocca il colon di una persona e lo guarisce da una grave malattia. Il Signore tocca l'ulcera di un'altra persona che si sente rinfrescare proprio il punto dell'ulcera e la persona si sente leggera e non ha più quel bruciore che aveva prima. Si tratta in questo caso di un uomo e di una donna, due guarigioni proprio lì all'epigastro dove c'è un'ulcera gastrica. Signore, tu stai operando altre guarigioni spirituali, stai aprendo anche come segno l'orecchio sinistro di una persona, l'orecchio sinistro di una persona intasata che si apre e sente correttamente, però anche questo è una guarigione simbolo. Stai prendendo l'orecchio di alcune persone che hanno sentito penetrare dentro il cuore alcune delle parole che il Signore ha detto questa mattina. Per questo ringraziamo il Signore. Signore, ti ringraziamo di tutte le altre guarigioni che stai operando. Sono in gran parte guarigioni simbolo, ma noi ti ringraziamo
perché tu vuoi guarirci, vuoi fare penetrare la tua parola dentro il nostro cuore, perché è la tua parola che guarisce tutti noi, la tua parola che risana tutti noi. Grazie Signore della parola che hai mandato questa mattina, noi ti chiediamo che questa parola opera ancora guarigioni e spirituali e fisiche in mezzo a questa assemblea. Amen. Amen. E adesso all'offertorio vi prego di offrire i vostri cuori, perché è una giornata particolare oggi, di offrire i vostri cuori perché siano infiammati dall'amore di Dio, di offrire voi stessi qui all'altare perché il Signore vi riscaldi, perché il Signore vi purifichi, perché il Signore illumini la vostra vita. Offerto due bambini all'altare, il Signore diceva all'orecchio: per due donne non bruciate la vita che ho acceso nel vostro grembo, per due donne che sono tentate di abortire, non spegnete la vita che ho acceso nel vostro seno. Oh,
l'incenso e la preghiera, quando l'incenso viene messo sul fuoco, il fumo della preghiera sale a Dio, come dice l'Apocalisse, fate salire a Dio la vostra preghiera. Se l'incenso non cade sul fuoco, non c'è il fumo che sale. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio, che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. E sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è buona e giusta. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria, in lei madre di tutti gli uomini. La maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, unita agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, manda per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci rivolgiamo al Padre del Cielo, e qui presente in mezzo a noi, Egli ci ha dato il suo Figlio, e il suo Figlio ci è indirizzato a Lui, ci ha mostrato il suo volto, ci ha parlato del suo amore. Nella luce del Figlio, animati dallo Spirito, gridiamo a questo Padre e ritorniamo tutti insieme a questo Padre.
proteggi, o Signore, da tutti i mali. Identifichiamo il male che più sentiamo gravare sulla nostra vita personale e sulla nostra famiglia. E chiediamo la liberazione da questo male per il sangue di Gesù presente su questo altare. Chiediamo questa liberazione al Padre. Chiediamo la pace interiore, la pace per le nostre famiglie. Concedi la pace ai nostri giorni. E chiediamo la liberazione da tutti i turbamenti interiori, le paure, le angosce, le inibizioni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Signore, fa che attendiamo la realizzazione del tuo regno dentro di noi, nelle nostre case, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il regno del nostro Signore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. E adesso ci rivolgiamo a Gesù, però ci diamo la mano in questo momento, diamoci la mano e ci rivolgiamo a Gesù perché ci dia la grazia dell'unione dei cuori, del perdono vicendevole, perché a nulla giova essere divisi, facciamo soltanto il gioco del demonio. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di amore fraterno. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Si presentarono al re Ezechia, che aveva ordinato la purificazione, e dissero: abbiamo purificato il Tempio, l'altare degli olocausti, con tutti gli accessori, e la tavola dei pani dell'offerta, con tutti gli accessori. Abbiamo rinnovato e consacrato tutti gli oggetti che vi erano sopra.
Ecco, abbiamo fatto tutto questo sull'altare del Signore. Allora il re Ezechia ordinò che tutti i capi delle città salissero al Tempio e comandò che si uccidessero gli animali per il sacrificio. E quando furono tutti uccisi gli animali, i sacerdoti ne sparsero il sangue, sacrificio per il peccato, sull'altare in espiazione per tutto Israele, perché il re aveva ordinato l'olocausto e il sacrificio espiatorio per tutto Israele. Ecco, il Signore vuole la purificazione. La purificazione dei nostri altari, la purificazione del Tempio in cui siamo, la purificazione del Tempio, delle famiglie. E abbiamo offerto un sacrificio, non di agnelli, tori e altri animali, ma perché queste non sono più piaciute a Dio, come detto nella lettera agli Ebrei. Ma abbiamo offerto l'unico sacrificio gradito a Dio, il sacrificio di Gesù, per l'espiazione dei nostri peccati e la purificazione dei nostri cuori, delle nostre famiglie. Ringraziamo il Signore di questa purificazione e manteniamo puri i nostri cuori col fuoco dello Spirito, manteniamo pure le nostre famiglie con una continua purificazione della fede, della speranza e della carità. Chiediamo ancora preghiere per tutte le persone che sono particolarmente afflitte o ci sono care. C'è Margherita Riccobonaco che è ricoverata all'ospedale perché è caduta. Poi c'è Emanuele, la nostra piccola sorellina, che è stata operata in questi giorni. Poi ci sono tante altre persone, soprattutto le giovani, Amalia, e tante altre giovinette che hanno bisogno del fuoco dello Spirito e anche della gioia dello Spirito. E ti chiediamo, oh Signore, in questo momento di visitare le nostre case e di guarire tutti gli ammalati. Vogliamo passare un Natale tranquillo, anche che non ci verrà meno l'acqua dell'afflizione e il pane della tribolazione. Noi vogliamo vedere i tuoi occhi, Signore, e udire la tua voce. Alleluia. Preghiamo. O Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e si prepari alle feste del Natale per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ricordiamo, prima della benedizione, gli appuntamenti. Il giorno 20 tutti i gruppi si ritroveranno qui, perché ci dobbiamo scambiare gli auguri. Quelli interessati andranno dal Cardinale il giorno 23 a mezzogiorno per porgere gli auguri a nome di tutti il rinnovamento. E poi ci prepareremo alle feste natalizie. I dettagli saranno annunciati il giorno 20. Pomeriggio dalle 3 in poi. E adesso Gesù passerà in mezzo a noi. Ci guarderà uno per uno, noi guardiamo a Lui. Abbiamo bisogno di guardare a Lui e Lui si impietoserà di noi e ci reggerà il dono natalizio anche questa mattina. Ancora il Signore tocca l'occhio destro di una donna. Ecco, anche questa è una guarigione simbolo. Alcune persone adesso vedono la realtà, sono guarite nell'occhio destro, cioè vedono correttamente la loro situazione e dicono: Signore, grazie perché mi hai ridato la visione della verità. Voglio allontanarmi
dal luogo dove sono andato finora, non voglio più gustare il pane dei peccatori, non voglio più bere quella bevanda che mi danno in quella casa. Per cui il Signore guarisce gli occhi dello spirito, perché questi occhi si aprono e osservano quello che è male, capiscono che non debbono mangiare più quel pane e bere più quella bevanda. Il Signore apre gli occhi a 7 persone in questo momento, che comprendono che quel pane che hanno mangiato, quella bevanda che hanno bevuto, era cattiva. Ha aperto loro gli occhi, mentre c'è una guarigione fisica di una donna all'occhio destro. Il Signore tocca il colon di una persona, proprio lo toccava mentre la sorella parlava di una guarigione al colon, una richiesta. Il Signore tocca il colon di una persona e lo guarisce da una grave malattia. Il Signore tocca l'ulcera di un'altra persona che si sente rinfrescare proprio il punto dell'ulcera, e la persona si sente leggera e non ha più quel bruciore che aveva prima. Si tratta in questo caso di un uomo e di una donna, due guarigioni proprio di all'epigastro, dove c'è un'ulcera gastrica. Signore, tu stai operando altre guarigioni spirituali, stai aprendo anche come segno l'orecchio sinistro di una persona, l'orecchio sinistro di una persona intasata che si apre e sente correttamente, però anche questo è una guarigione simbolo. Stai prendendo l'orecchio di alcune persone che hanno sentito penetrare dentro il cuore alcune delle parole che il Signore ha detto questa mattina. Per questo ringraziamo il Signore. Signore, ti ringraziamo di tutte le altre guarigioni che stai operando. Sono in gran parte guarigioni simbolo, ma noi ti ringraziamo perché tu vuoi guarirci, vuoi fare penetrare la tua parola dentro il nostro cuore, perché è la tua parola che guarisce tutti noi, la tua parola che risana tutti noi. Grazie, Signore, della parola che hai mandato questa mattina. Noi ti chiediamo che questa parola opera ancora guarigioni e spirituali e fisiche in mezzo a questa assemblea. Amen. Amen.